La Juventus di Cremona, che torna a vincere in trasferta dopo quasi 4 mesi, assomiglia moltissimo a quella del girone d'andata. Solida in difesa, dove Carrera non ha fatto rimpiangere come stopper l'assente Köhler. Tenace a centrocampo nel lavoro di copertura, difetta però di personalità e cattiveria in zona offensiva. Marcato uomo con ferocia, Baggio, pur sempre delizioso nei suoi tocchi, ecco che Schillaci e Casiraghi non riescono a pungere come due vere punte goleador. Schillaci si muove molto e con discreta precisione, ma al solito in area è precipitoso o troppo altruista. Casiraghi, dal canto suo, lotta con rabbia soprattutto sulle palle alte, ma senza efficacia. In chiaro progresso Reuter, è dunque un difensore, quel panterone di Giulio Cesar, a infilare la rete dell'1-0, incorniciata così dal nostro Sergio Calabrese. Giulio Cesar, un gol importante anche per il futuro suo. Il mio futuro, questi gol sì, non cambia niente nel mio futuro. E sono tranquillo nel mio futuro e cerchiamo di finire il campionato bene. La tattica di Trapattoni funziona perché la Cremonese, anche per una certa lentezza nella messa in moto, non riesce a sfruttare l'unica arma che le servirebbe davvero contro una grande, il contropiede di De Zotti e Floriancic. Inoltre Gian De Biagi capisce quanto la pubblicità possa far male. E il sostituto Lombardini è vivace ma meno disciplinato. La Juventus insomma è padrona della partita, è la sua 1000ª vittoria in campionato e anche nella ripresa qualche occasione. Qui Schillaci protesta per un inciampo di troppo. Poi, come prevedibile, l'orgoglio della Cremonese crea pericoli e minacce con l'infuocato finale ben riassunto da Giagnoni. Un po' arrabbiato per quegli ultimi 2 minuti. La parata di Tacconi su Gualco, l'espulsione, il 2-0 della Juve. Insomma, la parata di Tacconi è abbastanza fortuita, gli ha preso un po' addosso, sembrava il pareggio. Eravamo un po' che andavamo vicini lì a cercare proprio di rimontare la sconfitta, l'1-0. E quella è stata una palla decisamente bellissima. Che purtroppo... L'espulsione di Piccioni? L'espulsione di Piccioni, ci sono state due versioni a sentire i ragazzi. Prima gli ha detto che era l'ultimo uomo e poi eravamo sulla tre quarti della Juve, nella metà campo della Juve, l'ultimo uomo, ce n'erano altri due dei nostri. Poi c'era un fallo cattivo. Gol del 2-0 di Baggio? Quello è fallo. C'è stato un fallo e i ragazzi hanno reclamato giustamente perché l'ha spinto a Ferraroni, quindi era un fallo, era un gol da non dare, da non convalidare. Il simpatico Giagnoni è ovviamente di parte perché quello di Tacconi è stato comunque un grande intervento. E ora sentiamo Baggio. C'è stato un contatto fra me e lui, però credo che ne succedano tantissimi, a volte non vengono appunto fischiate. Credo che anche prima c'erano stati dei falli non rilevati dall'arbitro, quindi penso che siano falli normali. Trapattoni si rallegra per lo 0 in media inglese e spiega perché la sua squadra non riesce subito a chiudere certe partite. Direi una squadra che vince come abbiamo vinto noi oggi, tutto sommato bisogna anche non andare sempre a cercare il pelo nell'uovo. I 4 punti del Milan? Rimangono, noi ci stiamo allenando su di loro e ci stiamo allenando anche...